Chi è? Jasmine, tua cugina. Prego, entra pure. C'è nessuno? Tu sei? Gherardino. Gherardino? Ah, ecco il regalo di buon compleanno. Grazie. Carino? Sì, certo. Allora, dato che oggi è il tuo compleanno e stasera avremo degli invitati, dobbiamo preparare la tavola. È stato molto difficile arrivare qui perché io abito in città, tu abiti in campagna, in un paesino sconosciuto. Vabbè, però comunque, adesso, allora, dimmi. Elsa di Frozen oppure Bella la Bestia, meglio Bella? Ma chi sono? Sono due principesse. Non le conosci? No. Ok, dimmi, ti piace più il giallo oppure il giallo? No. Ti piace più il giallo o il celeste? Il celeste. Ok, quindi Frozen. Quindi, ora piano, apriamo. Ti hai scelto il celeste. Allora... Allora, qui abbiamo la roba di Elsa. No, ho sbagliato. Allora, questi... No, questi di Bella. Elsa. Elsa. Poi... Elsa. Ok, questa è la roba di Elsa. Questa qui. E quindi, adesso, che le dici di chiamarla? Così la conosci un po'? Bene? Sì. Ok. Che Frozen apparisca! Ah! Frozen! Tu saresti? Gherardino. Ok. Vedo che la festa l'hai dedicata a me. Jasmine è una cara amica. Bene, direi di apparecchiare. Siete in... 8. Ok, 8. Perfetto, allora prendiamo i tovaglioli, le sedie poi le mettete voi? Va bene. Ma prima la tovaglia. Mi aiuti? Va bene. Te sei una persona di poche parole, vero? No. Ok. Te intanto metti quelli. Sei un bello figo. Come vai a scuola? Bene. Magari anche se non ci vado da 20 anni. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché fai sempre questo sorriso? Capire fuoco. Va bene. Lo sai? A scuola andava bene, male, com'era? Nessuna delle due. No, quindi non andavi a scuola? Quasi. Come? Mia sorella Anna, lo sai? Lei è bravissima a scuola. E non me ne frega. Dovresti imparare da lei? Nya. Guarda, è uguale a lei. Brutta. Aiutami, piegali così, guarda. Così e giralo. O se no puoi mettere Olaf. Lui è tipo il mio cagnolino. Quindi lo porta un guinzaglio? No, è un pupazzo di neve. Che stupida. 5, 6. Non manca nessuno di quelli. Ah, che nerdino. È così che ti chiami, giusto? No, l'ha presa solo da un libro stupido che si leggeva a scuola. Che si chiama? Il viaggio incantato. Schifo. Ok, va bene. Adesso credo che sia tutto pronto. Adesso mettiamo questi cosi qui. Così. Anzi, se qualcuno li serve. Erano perfetti prima. Non hai un minimo di gusto, Gherardino. Bene. Hai un minimo di gusto. Qua. Resta così. Qua. Così. Così. Qua. Così. No. No. I fazzoletti li prenderanno dalla cucina. E ciao. 3, 2, 1. No.
era bellino un po' tutto. Allora, grazie per il palloncino in testa. Dimmi, Frozen era bella? No, era brutta e maleducata. Sua sorella là era proprio brutto, guardare come un porco e aveva un manino di ghiaccio come animale domestico. Una famiglia bizzarra. Ok, tu non hai imparato le buone maniere. Basta, palloncino. E tu non hai imparato a stare meglio zitta? Ah, Gerardino. Ah, Jasmine. Bene. Io direi di mettere questo. Laggiù! Ti piace questa tavola? Sì, me la voglio ancora più bella, perché quella tizia rovescia tutti i fazzoletti. Ok. Te devi veramente imparare le buone maniere. E tu, come prima, devi imparare a sta zitta. Da te. Ma come fa ad essere brutta? Guarda, guardala. Che schifo! Sarà vedendo che me ne voglio di farla svenire. Il tavolo come lo vorresti? Che ne so. Che ne so. Conosci, non so, le femmine cosa... A me per esempio... Ah sì, so cosa piace le femmine. Wrestling, sport, calcio, CHD. Dimmi cosa vorresti. La cosa più bella. Ah, ho capito, dovevi dirmelo prima. Ho capito, vuoi bello. Ok. Solo che io non conosco il suo numero di telefono. Vabbè, ci proviamo. Come potrebbe essere? Bella, bella e bella. Ok, bella, bella e bella. A pari! Chi è? Sì, chi è? Sempre la solita vicina. Chi è quel coso? Chi è quel coso? Un cagnolino. Ma noi ci aspettavamo bella. Ma cosa... Questa tizia è più brutta di me l'altra, non lo vuoi avere in casa. Cane! Oh, sto parlando a te! Mi vedi? Aspetta! Da dove sto cane a parte della stradizia? Si chiama maleducata! Anzi, forse resta un po' meglio! Oh! Oh! Che boh! Non mi stanno anche sentendo! Bene, dato che è arrivato sto cane qui, allora io direi che l'appellisco un po' io. Bene, non voglio mettere la sua faccia tutta la mia vita. Scusami, Gerardino, qui Bella non c'è, ma c'è il cane di Bella. Perciò... Simile a lei. Bellino. Ok. Bruttino. Quindi non ti piace... Elsa, tieni, 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 nah. Addio! Dai pure scegli! Ah, sei tranquillo, nell'angolino non si vede. Adesso direi di aprire il pacco, qui, e di mettere Bella. Cabrone. Dimmi, ti piace questo cagnolino? Cosa? I soldi! Ok. Devi cercare di imparare le buone maniere. E tu ti muovi sta zitta! Per esempio! E tu ti muovi sta zitta! Dovresti imparare il condizionale! Va bene! E non me ne frega! Vorrei! Io vorrei! Non me ne frega! Io vorrei! Vabbè! Io vorrei anche a bello! Vorrei avere una buona madre! O vorrei avere, non so, 100.000 euro! È una Ferrari, dimentichi. No! Con 100.000 euro me la posso comprare anche 10. Va bene. E anche il McDonald's è una cosa! E questa è una sofaglia! Forza, aiutami! Ti ho avuto un'idea! Quante persone per un centesimo! Quante persone siete? Quante persone siamo? 8! Quella cavolo di essa me la voglio domandare! Ho capito, ma io che ne so! E che ne sa? Peggio per te! Insomma, Elsa non ti piace? No, e neanche sta tizia. Poi sono delle candele portanti. Deciditi, che mi viene la sua immaginazione? Oh.
direi a Gherardino per la festa di Gherardino che compie gli anni che ne so! Sabrina Samori.